Ti osserviamo. Presta servizio. Benvenuto, mortale. Questo varco ti porterà in alto. Capisco, Cleia. Dobbiamo chiamare il Polemarco. Lui potrà presentarti all'Arconte. Il futuro del bastione è nelle nostre mani. Respira profondamente. Sì, mortale. Ti tengo d'occhio. Un factotum ti aiuterà a evocare il Polemarco Adrestes. Scegliene uno che ti accompagni. Lascia che ti aiuti. Questo posto non si riordinerà da solo. C'è del lavoro da fare? Yuhu! Tu-hu! È un piacere! Dichiara le tue intenzioni. Presta servizio. Ho altri compiti di cui occuparmi. Il tuo factotum può riparare il segnalatore su tua richiesta. Salve! Arrivederci!
Per quale motivo accendete il segnalatore, aspiranti? Polemarco, abbiamo notizie urgenti per l'Arconte. Siete quelli del Tempio della Purezza. Molto bene. Vuoi essere d'aiuto? Trova la tua purezza. Finalmente, un'udienza con l'Arconte. Resta umile. Vai pure, ti raggiungeremo lì. Hai delle domande? Gli eletti si sono già riuniti e stanno aspettando l'arrivo dell'Arconte. Sarebbe saggio ascoltare e parlare solo se interpellati. I suoi ricordi sono inequivocabili, Devos. La tua mano ha giurato fedeltà alla fauce. Lisonia, non sapevo che l'oscurità si celasse dentro di lei. Cosa ti turba? Resta fedele al nostro eterno incarico. Sono notizie terribili, Vesifone. Ma l'Arconte non ha mai dato ascolto a cose simili in passato. Le circostanze sono cambiate. Dimmi di questi indegni. Molti di essi hanno solo perso la fede e possono ancora redimersi. Altri sono caduti al punto da ottenere il potere della fauce stessa. È vero. D'altronde, mortale, proprio tu hai combattuto contro ascesi al servizio del carceriere. Lisonia non è l'unica. Non sappiamo dove e quando colpiranno nuovamente gli indegni, ma sappiamo che lo faranno. Ciò di cui parli è inconcepibile, ma dobbiamo restare allerta in ogni caso. Eletti, tornate ai vostri templi. Adrestes, tieni d'occhio le protezioni. Sembra che anche tu debba avere un ruolo in tutto questo, mortale. Vedremo cosa ne risulterà. Presta servizio. Io sono la volontà dell'Arconte. Che la saggezza guidi il tuo cammino. Bene, la protezione del Tempio della Lealtà è attiva.
I Kyrian impegnati a meditare sul loro impegno verso il bastione e l'Arconte sono al sicuro. La protezione della purezza è disattivata. Deve essere questo che ha permesso agli indegni di invaderci in un tale numero. La protezione dell'umiltà resiste, anche se forse sarebbe un bene per gli indegni ripassare ciò che viene insegnato qui. I ricordi passati di tutti i Kyrian vengono archiviati nel Tempio della Saggezza. Mi sento sollevata a vederlo resistere. La protezione del coraggio regge. È un sollievo. Sciocchi! Gli indegni trionferanno sull'Arconte! Presto! Dobbiamo avvisare il Polemarco! Per la grazia dell'Arconte. Prosegui con coraggio. Ti osserviamo. Serviamo tutti un bene più grande.